All'Istituto Tecnico Commerciale Mario Rapisardi si è tenuta una 2 giorni contro la violenza sulle donne dal titolo Il linguaggio e gli effetti sulla percezione dei ruoli nella società, tenutosi ieri all'Istituto di Viale Regina Margherita e com'è rivestita, colpevolizzazione della vittima, tenutosi oggi all'Istituto di Via Filippo Turati. Si è cercato di far capire ai ragazzi il messaggio del valore e il rispetto della donna e di essere contro ogni forma di violenza, sia fisica che psicologica. È la scuola ovviamente aperta al territorio, è la scuola che ha, diciamo, come mission, come vocazione quella di incidere sul territorio e ha quello, diciamo, di promuovere la sensibilizzazione contro, diciamo, i meccanismi, gli stereotipi, no, che portano poi alla violenza, sulle donne in questo caso, ma diciamo, portano alla stigmatizzazione del diverso. Gli episodi di violenza di genere, violenza domestica che segnano con frequenza la cronaca quotidiana, sono, diciamo, degli episodi che sono il sintomo di un disagio sociale che non è riconducibile a determinate situazioni economiche, religiose, culturali o di appartenenza etnica, ma toccano trasversalmente tutto il tessuto sociale. Il fenomeno della violenza di genere è un fenomeno complesso dalle mille forme e per questo, diciamo, richiede degli interventi dalla parte della Polizia di Stato sia, diciamo, tramite una mirata attività repressiva, quindi che preventiva. A chi possiamo rivolgerci se non agli studenti e quindi al luogo deputato alla formazione, alla cultura, proprio perché la violenza è un fenomeno culturale, per cui è necessario incidere sugli studenti, appunto sugli alunni e sulle alunne di oggi che rappresenteranno e formeranno la società di domani. Riteniamo che sia importante per poter combattere il fenomeno della violenza di genere è quello proprio di partire dai ragazzi per appunto contrastare e per cambiare questa mentalità di disuguaglianza che spesso vi è tra uomini e donne, di stereotipi che ancora purtroppo sussistono anche nelle giovani menti.